Giulia Berardi, la figlia di Roberto Berardi. Salve, io sono qui perché dopo 2 anni e 4 mesi di detenzione, mio padre, che si è scontato purtroppo in questa prigione infernale, sono qui perché non sappiamo più che fare. Io sono stufa e voglio che mio padre torni a casa. Noi siamo qui per denunciare un fatto importante. Roberto Berardi è ancora nelle mani dei suoi aguzzini, anche se la pena è terminata. In questo modo non fanno altro che avvalorare quello che noi stiamo dicendo, gridando da 2 anni e 4 mesi, che Roberto Berardi è innocente. Se fosse stato veramente colpevole, alla fine della pena sarebbe uscito, e invece Roberto Berardi è ancora in prigione e ancora in isolamento. Che è soltanto un perseguitato e basta. Noi rivogliamo Roberto a casa, ora basta. Basta tenerlo in quelle condizioni, dentro quella prigione disumana, in quelle condizioni. Noi non vogliamo che torni a casa. Quindi questi sono i suoi figli. Sono 2 anni e 4 mesi che è lì. Anzi, di più, 2 anni e 5 mesi, quasi 6. Hai avuto contatti con lui? Purtroppo sì, qualche volta abbiamo anche un rappresentante italiano che ci dà notizie, si chiama Massimo Spano. Abbiamo il suo avvocato lì, che ogni tanto ci dà qualche notizia. Però adesso sono parecchi giorni che non sappiamo più nulla. Le condizioni di detenzione in questo periodo mi sono portate. Io so soltanto che lui è ancora in isolamento, quindi saranno, penso, 19 mesi consecutivi di isolamento. Sappiamo ovviamente delle torture fisiche e psicologiche. Non viene curato. Tutte le cose che sono state dette dal governo della Guinea Equatoriale sono risultate soltanto delle bugie, perché era stato detto che sarebbe stato trattato come gli altri prigionieri e non è stato così. Il presidente della Guinea Equatoriale aveva detto più di 1 anno e mezzo fa, adesso le date non le ricordo, che Roberto sarebbe stato graziato per 1 aprile 2014, che sarebbe stato graziato per questioni umanitarie, mentre questa grazia non è stata mai firmata. Più di 1 anno e mezzo fa, quando venni con il senatore Manconi qui all'ambasciata, l'ambasciatrice ci disse che Roberto veniva visitato da un medico del carcere, cosa non vera, tant'è vero che stiamo ancora aspettando una copia della sua cartella clinica. Quindi siamo stanchi di tutte queste prese in giro e vogliamo che Roberto torni a casa. Non riconosciamo le date che dicono prima il 19 maggio, poi il 7 luglio, cioè che significato ha? Questo non c'è nulla di scritto, non c'è nulla che attesti che Roberto possa essere rilasciato il 7 luglio. A questo punto noi vogliamo Roberto a casa, ecco, noi rivogliamo Roberto a casa. Basta tutto quello che c'è stato, ovviamente Roberto si è fatto questi 2 anni in situazioni di crudeltà e assurde, anche se è sempre stato innocente, l'ha sempre detto. Ma comunque ormai sono passati, guardiamo avanti, noi lo rivogliamo a casa, basta.